questo altare insieme con Monsignor Ginami, il Vescovo Sciomali e altri sacerdoti, confratelli miei. Quest'anno, oltre alla gioia, ho anche l'onore di presiedere l'Eucaristia insieme a Monsignor Chedechian, che conosciuto da poco, è arrivato a Gerusalemme, che è appunto arricchisce la nostra preghiera e onora il sacerdozio che io ho ricevuto, dandomi di presiedere questa santa divina liturgia. Ringrazio naturalmente Monsignor Ginami innanzitutto e rivivo quello che io vivemmo un anno fa con grande emozione, un piccolo gruppo, anche allora forse un poco più numeroso, forse anche più fervido perché erano 25 anni, quindi un giubileo sacerdotale che vivevamo, ma la grazia di Dio è intensa anche in questo momento. E dicevo all'inizio che pensando a questa liturgia mi venivano in mente appunto che c'è come un accumulo di grazie e di grazia in questa celebrazione. Anzitutto il fatto di celebrare qui in questo spazio sacro, certo c'è il Calvario, c'è la tomba, ma tutto lo spazio che circonda questo luogo profuma, per così dire, di Vangelo, rimanda la voce delle parole che abbiamo riascoltato e che sono nate intorno a questa tomba vuota, l'annunzio della risurrezione che Maria di Magda la riceve per prima, lo porta agli apostoli e gli apostoli verificano e poi portano al mondo. Noi siamo tornati a questa sorgente della salvezza che è questo luogo santo e quindi riceviamo di nuovo in dono la fede pasquale, la certezza che Gesù non è rimasto appeso alla croce, è veramente morto, lo hanno sepolto, è passato veramente attraverso l'esperienza che fa ogni creatura umana, ma non è rimasto prigioniero della morte. Egli è il primo dei viventi, è vivente per sempre per dare la vita a tutti coloro che affidano la propria vita terrena e eterna a Lui. Perciò riaccogliamo questa grazia anzitutto. Cristo è veramente risorto. Che la nostra vita diventi un annuncio con le parole, secondo la missione che a ciascuno è dato, e con la vita. Dicono di un grande santo contemporaneo della Chiesa russa che a qualunque persona incontrasse ripeteva: gioia mia, Cristo è risorto. Mi pare sia San Serafino di Sarov. Cristo, gioia mia, è risorto. Che chi vede noi cristiani possa leggere sul nostro volto e nel modo di comportarci questo annuncio, anche quando è fatto solo e soprattutto con i gesti, con il nostro stile di vita. Riaccogliamo poi il dono dell'Eucaristia e del sacerdozio, due sacramenti profondamente legati. Ricordiamo in particolare quello di Monsignor Ginami, che 26 anni fa, qualche giorno in più, fu consacrato sacerdote per la Chiesa Santa di Dio. Un dono, è vero Don Luigi, che non ci basta la vita per assimilare e per cercare di renderlo fecondo nella nostra esistenza. Non abbiamo meriti per averlo ricevuto, abbiamo solo la grande responsabilità di viverlo davvero come persone dedite alla intercessione per il popolo di Dio, alla consacrazione dei doni eucaristici, all'amministrazione dei sacramenti. E che il Signore abbia misericordia delle nostre debolezze, delle nostre fragilità e rinnovi in Don Luigi, in noi, due sacerdoti, la grazia di questo sacramento e in voi fedeli la grazia del sacramento del sacerdozio comune, per il quale esiste il nostro, perché voi possiate esercitare il vostro, esiste il nostro, ma tra il sacerdozio del popolo di Dio e il nostro vi è un'intima e profonda unità. E poi il sacramento dell'unzione dei malati,
chi è malato nella Chiesa, scriveva l'Apostolo Giacomo, faccia chiamare i sacerdoti, i quali impongano le mani pregando, la preghiera della fede darà sollievo al malato e riceverà anzitutto il perdono dei peccati. Ecco, per Mamma Santina sarà la quinta volta che riceve questo sacramento. Davvero il Signore ogni volta l'ha sollevato. Tutte le nostre vite, quindi anche quella di Mamma Santina, è nelle sue mani, che sono sempre mani buone di Padre benevole verso di noi. Noi ancora una volta faremo sul suo corpo, provato dalla malattia, dagli acciacchi degli anni, questo segno di misericordia. È Cristo che tocca attraverso l'olio consacrato Mamma Santina, come durante la sua vita terrena toccava i malati e li risanava, a volte nel corpo, ma il più delle volte li risanava nello spirito. I Vangeli dicono che tutti i malati toccati da Gesù finivano per confessare Lui, per glorificare Dio. Ecco, questo è il senso più profondo del sacramento dell'unzione: rimetterci a contatto con il Cristo guaritore, con il Cristo che continua la sua azione di guarigione nel mondo e non permette al mondo, grazie anche alla nostra piccola povera testimonianza, ma che è sempre grande perché porta Cristo, non permette al mondo di sprofondare nelle tenebre, di sprofondare nell'orrore dei mali cui non c'è rimedio. Noi viviamo come persone che sanno che anche la malattia, anche la vecchiaia, anche la morte è abitata dal mistero di Cristo, Salvatore, Redentore, vivente per sempre. Ecco, riaccogliamo nella fede questi misteri, portiamoli per quanto possiamo con la grazia di Dio nella nostra vita e che il Signore, anche per questa santa celebrazione, ci accompagni in ogni giorno che ancora Egli vorrà donarci.